they come back to you. So you gotta be careful, baby, and look away before you cross my mind. Back to you. So you gotta be careful, baby, and look away before you cross my mind. Bentornati sul canale, io sono Piroz o Pyroz nel caso voleste una versione un po' più internazionale. Oggi parliamo di film look. Nello specifico andremo a vedere come ho realizzato questo mini short che avete visto con DaVinci e con la mia Sony 7 III fidatissima. Ho girato tutto quanto in HLG, tutto a 8 bit, per cui nulla di assurdamente complicato. Semplicemente quello che conta è come ho effettuato la post. Ho cercato di ispirarmi a dei film look che ho visto e a delle power grid che ho visto online, e utilizzando solo ed esclusivamente dei tool gratuiti disponibili sulla versione base e un semplice overlay di grana che potete trovare facilmente online, potete benissimo arrivare ad un look molto simile. Di conseguenza oggi andiamo a vedere un attimino come fare dal punto di vista della camera e quindi della presa diretta ad ottimizzare questa situazione e questo tipo di registrazione, e poi andremo a vedere su DaVinci effettivamente come ho realizzato questo grading. Infine, per chi è interessato, potrà andare a dare un'occhiata a questa power grade. Se questa power grade, tra molte virgolette, perché è una cosa semplicissima, potrebbe essere di vostro interesse, fatemelo sapere, che nel caso potrei pensare poi di rilasciarla. Prima di iniziare, ultima cosa, 2-3 robe che dovete fare in camera assolutamente per avere un file che sia il più comodo e lavorabile possibile, il più vicino a quello che vogliamo ottenere. Prima cosa, togliete lo sharpening digitale della vostra fotocamera. Poi andremo ad introdurre anche altro softness, lo vedrete a breve, però semplicemente è una cosa da levare assolutamente perché non sa di film per niente. Secondariamente, profilo più flat possibile in log oppure un HLG, qualcosa che vi dia tanto range dinamico, e possibilmente registrate all'ISO nativo in modo tale da avere il numero maggiore di stop di dynamic range, anche di più di quelli che avete visto nel mio esempio con Sony. Terza cosa, se potete utilizzate un filtro di diffusione o un CineBloom dal 10%, trovate il link del filtro qua sotto e anche il link del mio video sui filtri qua sotto, oppure un ProMist da 1/8. Non andrei oltre questi valori, però se vi piace e volete un po' spingere di più con questi look con molta elation, va benissimo così. Io ho spinto l'elation un casino nel mio look in post, per esempio, facendola super mega evidente, anche fin troppo, però per dare un po' questo senso, per spingerla un pochettino, per cui va molto 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 a gusti. Detto questo, passiamo a DaVinci e vi mostro tutto quanto. Eccoci qua su DaVinci. Quello che vado a fare come primo step, visto che non utilizzeremo la grana di DaVinci perché è premium, è a pagamento, la grana che vi consiglio è questa qua di IWLTBAP, non so come si pronunci, io vi lascio il link in descrizione. Andate a questo sito qua, scorrete in fondo, c'è la grana 4K gratis, scaricate, buona, finita lì. Io l'ho già importata, semplicemente vi basterà metterla sopra le vostre clip. Bisogna ovviamente cambiare la scala per fittare il progetto, e poi si cambia la mode in hard light. Semplice, molto semplice, e poi vabbè, la ricopiamo tutte le volte che ci serve in modo tale da coprire l'intero video. E la grana è fatta, per cui il primo step ce l'abbiamo. Poi ovviamente ci sono altre grane premium fatte meglio, io stesso ne ho usata un'altra, però basta fare qualche ricerca e si trovano delle grane molto realistiche. Passiamo ora alla color. Tenete presente che le clip sono in HLG, quindi tutti gli aggiustamenti di color space saranno per l'HLG, ma vi basterà andare a selezionare la vostra gamma e il vostro color space per ottenere lo stesso risultato. Partiamo con i nostri nodi. La prima cosa che faccio è crearmi tutti i nodi. O si fa tasto destro add node e add serial, oppure con lo shortcut option S. Io ne creo 8 perché sono quelli che ci serviranno per fare questo look. Questi due saranno la nostra print finale. Questi due saranno le nostre regolazioni di correction e questo sarà il nostro aspetto film. Perché faccio questo? Semplicemente perché prima otteniamo il nostro film look sul nostro footage raw, andiamo a fare tutte le nostre regolazioni su questo color space ancora ampio, lo convertiamo in 709 e mettiamo la nostra print. Questo è un po' il pensiero generale di questa grade. La prima cosa da fare è andare a inserire il nostro film look. Questi 6 sono quelli che ci interessano.
Io mi sono trovato molto molto bene con questo. A questo punto ovviamente non ha un bel look, semplicemente perché si aspetta un input in 709 e questo è Rec 2020. Per cui CST, andiamo a inserire il nostro color space, nel mio caso abbiamo usato gamma, ok, e poi output X709. Per l'output gamma quello che si aspetta al nostro LUT è o il Cineon Film Log oppure Larry Log C. Io mi sono trovato meglio con Larry Log C, però se avete del underexposed o overexposed potrebbe funzionare meglio il Cineon. A seconda di quello che avete vanno bene entrambi. Nonostante non ci siano artefatti granché visibili, una cosa che faccio sempre per sicurezza è cambiare il gamma mapping method e mettere saturation compression, e dovrebbe levare tutti quanti gli artefatti che si potrebbero creare. Per cui rinominiamo tutto in modo tale che si capisca: questa è la nostra LUT, questo è il nostro CST, e poi quello che faccio qua è mettere qua l'esposizione e qua il nostro white balance. Andiamo a sistemare proprio questi. Partirei dall'esposizione, cerchiamo di recuperare un pochettino il cielo per quanto sia possibile. Un trick che uso spesso è esasperare la correzione per vedere che effetto possa avere e poi darla di inserire con estrema parsimonia. Andiamo sul nostro white balance da fare leggermente più calda per dare un po' più senso di sunset vibes, e forse la tinta la cambierei un pelino. Potrei recuperarla un pelo di più, ma non vorrei che si spaccasse troppo l'immagine, e onestamente per l'esempio che stiamo facendo in questo tutorial va già benissimo. Arrivati a questo punto, film look. Partiamo dalla softness. Questo è molto importante, lo faccio con del Gaussian Blur, perché le clip in film sì sono nitide, ma non con una nitidezza digitale. E c'è una bella differenza, ora è difficile da spiegare, ma esiste. Ora ad occhio più o meno mi troverei bene su una regolazione di questo genere, però potete ovviamente aumentarlo o diminuirla a seconda di quanto sharpening avete voi nell'immagine, a seconda di quello che piace a voi. Secondo passo è la nostra Aliasing, ed è un passo un pelo diverso perché potremmo usare quella di DaVinci, ma anche lì è a pagamento, per cui prendiamo questi due nodi, andiamo a fare un compound node e lo chiamiamo Aliasing. All'interno di questo compound node andiamo ad aggiungere un layer qua, cambiamo la composite mode in add e poi aggiungiamo un altro layer dopo questo. Ok, andiamo a trasformare i color space di nuovo. Arriviamo dal HLG e usciamo in lineare, e qua contrario ovviamente, partiamo dal lineare e usciamo HLG. Questo perché la trasformazione in 709 avviene dopo. A questo punto ci sono due curve che potete fare andando nelle nostre curve. Una è questa, mettete un punto e mettete una curva di questo genere. L'altra curva, che è quella che a me piace di più, è questa, che è molto molto più forte. Comunque provate un pochettino, anche qua va molto a gusto. Per ottenere poi l'effetto rosso semplicemente si va nel blur, slinchiamo il raggio e andiamo ad inserire il rosso. Magari diminuiamo il blu. Qua non si nota tanto perché è una clip che ha poca aliasing, però si noterà molto di più dopo. Ultimo step è mettergli questo film damage. Non abbiamo bisogno del blur, non abbiamo bisogno di shift di temperatura di alcun tipo, e togliamo anche lo scratch perché non vogliamo nulla di quella roba lì. Le uniche cose che vogliamo sono un po' di dirt molto piccola, e il seed potete scegliere voi quanto farlo, è semplicemente la base su cui creerà la dirt randomicamente. Così vi aggiunge un pelo di dirt. L'altra cosa che ci interessa è la vignettatura, qua è troppo forte e vado a ridurre un pochettino in modo tale che sia più coerente. Quindi questo è la nostra
vignettatura più lo scratch. E questo è il nostro film look. Siamo a posto, possiamo prendere tutto quanto e andarlo a copiare di qua. E qua la deletion è fortissima. Andiamo a sistemarla perché è davvero troppo forte. Ok, ora decisamente un look molto molto più naturale. E avendolo sistemato qui, andiamo a prendere questo e lo andiamo ad esportare anche sulle altre clip, in modo tale che la lesion sia realistica anche qua. Ora sarà semplicemente necessario andare a sistemare la nostra esposizione, il nostro white balance, e dovremmo essere a posto e aver raggiunto il nostro film look. Vi lascio un prima e dopo. Con questo prima e dopo finisce qui questo video. Io vi ringrazio per averlo visto fino qui, spero vi sia stato utile. Nel caso vi invito a lasciare un like, iscrivermi, supportarmi in modo tale che l'algoritmo inizi un po' a spammarmi in giro e ad aiutare anche altre persone ad ottenere dei film look super cremosi. Detto questo, io vi ringrazio. Se avete suggerimenti, richieste, volete che rilasci questa power grade, anche se sono 5 nodi facilissimi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io sono sempre attivo, rispondo a tutti, e sicuramente se avete anche suggerimenti eccetera, sono sempre aperto a tutto e soprattutto a migliorare. Grazie di cuore, noi come al solito ci becchiamo alla prossima, trovate tutti i link in descrizione, solite cose. Bella lì.